Venditalia 2022 continua. Ci troviamo allo stand di Oranfresh, un'azienda tutta italiana che proviene dalla Sicilia e che realizza dei distributori automatici per la realizzazione di succhi di arancia, mela e diversi altri frutti. Un brevetto tutto italiano, ne parliamo con Enrico Musumeci, una persona che ormai non incontriamo dal 2018, dalla precedente edizione della manifestazione Venditalia. Enrico, tu sei export manager, ma sei soprattutto il Deus ex machina per l'export dell'azienda. Benvenuto, anzi, bentornato. Grazie Fabio, è un piacere vederti e grazie a tutti i visitatori che finalmente hanno avuto la possibilità di tornare a visitarci e a provare le nostre macchine. Macchine che si sono evolute rispetto a 4 anni fa, con tante piccole funzioni che hanno fatto in modo da perfezionare anche il funzionamento e l'erogazione. Sì, allora le macchine continuiamo sempre l'evoluzione tecnologica e soprattutto digitale, le abbiamo trasformate anche in 4.0, quindi con lo sviluppo della telemetria ad hoc, per essere connesse 24 ore su 24 con l'app sui cellulari e sul web, in modo da scaricare tutti i dati e i parametri delle vendite delle macchine. E questo ci permette anche un controllo remoto di tutte le macchine che abbiamo nel mondo per monitorare i consumi e le statistiche delle vendite. Questo ai fini appunto del controllo delle statistiche, ma da un punto di vista funzionale. Ecco, facci venire l'acquolino in bocca con quello che è il prodotto erogato, anzi i prodotti erogabili dai vostri distributori. Allora sì, questa edizione di Venditalia noi presentiamo la gamma completa dei distributori automatici, quindi partiamo dalla classica pioniera OR130, che è stata la prima macchina che abbiamo inventato nel 1987, quindi è stata la madre di tutti i distributori automatici della spremuta, e dopo 30 anni ci siamo un po' scocciati di succo d'arancia e abbiamo deciso di accompagnarla con la sorella del succo di mela. E devo dire che questa combinazione di mettere le due macchine, una macchina arancia e un centrifugato di mela, tra l'altro buonissimo, che vi farò assaggiare, sta suscitando ancora più interesse, perché ovviamente raddoppia l'offerta alla clientela che magari non può, non vuole o vuole provare altri prodotti nuovi, e allora lì il succo di mela, la combinata, la combo succo d'arancia e succo di mela entra alla perfezione. E quindi, come dicevo, qui al Venditalia proponiamo tutta la gamma completa delle macchine dei 5 distributori che sono adatti ad ogni soluzione, in modo da riempire tutti gli spazi che possono essere dai centri commerciali, gli ospedali, i supermercati, quindi andiamo a toccare anche la GDO, le scuole, le università, le palestre, gli aeroporti, ovunque bisogna, si può immaginare un concetto di salute, Oranfresh è qui. Ecco, la salubrità è la cosa più importante da andare a guardare con le vostre macchine, perché è la prima cosa che viene in mente guardando il prodotto fresco, il prodotto alimentare gestito e spremuto all'istante. Non solo ti viene una gran voglia di andare a consumarlo, ma anche in economia, perché le consumazioni possono essere vendute a un prezzo assolutamente sostenibile. Sì, assolutamente, la salute è il prodotto naturale al 100%, è il nostro motto, quindi non c'è nessuna aggiunta di succhi, di acqua o di zuccheri. Quello che si va a bere è quello che si vede qualche secondo prima nel magazzino della frutta, che poi si trasforma in succo spremuto, quindi pressato per quanto riguarda gli agrumi, le arance, o centrifugato per quanto riguarda la mela. Il concetto di salute per noi è fondamentale, lo promuoviamo nelle scuole fino ai centri commerciali. Devo dire che durante i tempi di pandemia c'è stato un consumo, un picco di consumo del succo d'arancia, per un fattore ovviamente plausibile come l'associazione della vitamina C come rinforzamento del sistema immunitario, quindi ovviamente succo d'arancia e vitamina C è stato un esplodere di consumi del succo d'arancia, soprattutto nel canale ospedaliero e clinico, dove i gestori, soprattutto degli ospedali, i direttori sanitari di alcuni ospedali internazionali, come ne so a Chicago, anche in Israele, hanno voluto rimuovere, hanno rimosso tutte le macchine distributori automatici di quelle che sono considerate bevande gassate o zuccherine o comunque non salutari, e hanno richiesto l'introduzione di macchine
Oran Fresh nel caso specifico del combo arancia-mela. Bene, e allora prima di parlare finalmente del nuovo progetto che state lanciando in questa sede, ricordiamo quali sono i formati attraverso cui è possibile poi bere le varie consumazioni erogate dai distributori. Allora, abbiamo 5 modelli diversi, partiamo dal bicchiere aperto, quindi succo d'arancia in bicchiere aperto, che può essere in plastica, che ormai stiamo andando ad abolire al 100% e stiamo portando, abbiamo introdotto il PLA, quindi un bicchiere biodegradabile, uguale alla plastica esternamente, esteticamente, ma è totalmente biodegradabile. Succo di mela in bicchiere aperto, succo di arancia in bicchiere sigillato da asporto, succo d'arancia in bottiglia per la GDO ai supermercati e succo d'arancia aperto mixato con altri liquidi a scelta del cliente. Ecco, e allora presentiamo finalmente il progetto che state realizzando insieme a Sandro Abei, un professionista di questo settore che appunto ce ne parlerà. Assolutamente sì, con l'amico e partner Sandro stiamo introducendo finalmente, dopo anni di lavoro e di studio, di collaborazione insieme, l'introduzione del concetto di spremuta fresca nei principali centri commerciali italiani. Bene, grazie Enrico, lascio il posto allora a Sandro Abei. Sandro, grazie. Benvenuto, grazie. Grazie a voi. Vieni qui Sandro, ecco qui. Allora, tu sei un professionista nel settore del posizionamento, in questo caso di nuovi concept per il retail specializzato nel ramo alimentare. Allora presentati in un minuto e cerchiamo di presentare anche il progetto in modo assolutamente semplificato. Sì, dunque io ho maturato più esperienze nel mondo dell'innovazione, della proposizione di nuovi servizi, soprattutto importati dagli Stati Uniti, e l'abbiamo fatto con i computer, con la Microprint, con la Unibail e anche con Fratelli La Bufala. Sono state belle esperienze, l'ultima era italiana, e quindi oggi abbiamo una catena di frullaterie che si chiama Fruit Bar, presente nei maggiori centri italiani. Da ciò è nato lo spunto, ho incontrato Oran Fresh in fiera e è nata una scintilla, un'emozione, un intuito, e abbiamo immaginato qualcosa di innovativo, creare delle oasi nei principali centri commerciali italiani in cui facciamo vivere questa emozione di poter consumare una spremuta d'arancia, una spremuta di limone in assoluta tranquillità, rilassamento, un'oasi al centro di questi centri, quindi nella confusione un momento di relax. Il grosso gruppo Klépierre, che rappresenta i più grandi centri commerciali in Italia, ha sposato quest'idea e ci ha dato il privilegio di avere delle top location. Siamo molto emozionati perché già da giugno cominceremo ad aprire a Milano a Sago, al centro Campania a Napoli, alle Gru a Torino, alle Navi di Vero a Venezia, a Porte di Roma a Roma. Quindi una visibilità incredibile e una scommessa, quindi grazie dell'opportunità di poterla rappresentare, perché se il timing è giusto, la congiuntura è corretta, è una nuova maniera di far avvicinare l'uomo alla macchina, ma non disumanizzarlo, non farlo diventare un rapporto metallico. Lo fa già McDonald's, lo si fa già nei distributori di benzina, è un processo. Noi vogliamo coglierlo, interpretarlo e contrastare la macchina con la freschezza, perché queste spremute vengono fatte a vista, vengono caricate continuamente, vengono assistite da operatori e portano quindi natura, umanità, freschezza, emozioni combinati con la tecnologia. Questo. Sandro, allora, per chiunque desideri maggiori informazioni e approfondire quanto tu hai spiegato, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere per andare a richiedere maggiori informazioni e chissà iniziare una collaborazione commerciale con l'azienda? Sì, cominciamo col dire che noi per alcuni mesi faremo una fase sperimentale direttamente gestita da noi,
quindi noi cominceremo a raccogliere le manifestazioni di interesse solo in autunno, e quindi stiamo creando tutto l'impianto di collegamento. Per il momento il marchio è Fresh Fruit, avremo già l'indirizzo email, ma il sito, i social li stiamo costruendo, e il partner operativo nostro che già è presente è chiaramente Oranfresh, quindi i canali di contatti immediati sono quelli di Oranfresh. E voi... quindi info@oranfresh.com. Corretto, info@oranfresh.com. Un altro canale è quello del Fruit Bar, quindi info@cfbi.it. cfbi.it è l'acronimo di Chiquita Fruit Bar Italia.it. Sandro, grazie per la collaborazione e la succinta spiegazione. Grazie, siamo emozionati, speriamo di vederci l'anno prossimo con i primi 30 punti operativi in Italia. E il nostro augurio, amici, noi insieme all'augurio che facciamo a Sandro Bay e a Enrico Musumeci, che abbiamo salutato poco fa, continuiamo perché abbiamo tantissime altre novità da presentarvi qui a Venditalia 2022.